Malta a Ciampino sul Wiking, personale del re d'Inghilterra, la principessa Elisabetta e il duca di Edimburgo. L'ambasciatore britannico li accoglie col generale Marazzani, l'ambasciatore Scamacca, capo del cerimoniale della Repubblica, e i diplomatici dei Dominions. Li ospita Villa Volkonski, sede dell'ambasciata inglese. La loggia del loro appartamento si affaccia sulla grande assemblea di santi che popola le cime di San Giovanni Laterano. Roma onorerà gli ospiti come città di meraviglioso soggiorno e come capitale. Il Quirinale li riceve circa un'ora dopo. Alla colazione intima hanno partecipato 30 persone, tra cui il Presidente del Consiglio e quelli delle due Camere. Salvo alcune parentesi ufficiali, il viaggio ha carattere privato, un holiday, una vacanza. Due settimane di Roma, interrotte solo da una breve visita a Firenze. Il Duca parteciperà al torneo di polo. Del villaggio Don Bosco, Elisabetta aveva sentito parlare da Donna Francesca De Gasperi. È mamma, ha voluto conoscere i 1000 ragazzi di Don Biavati. Li visita accompagnata dal visconte Osborne. Sono o erano i famosi Shusha degli anni sconvolti, ma quel nome è scomparso dal loro vocabolario e dalla loro memoria. Un casale sull'Appia Antica. Nel campo di caccia alla volpe, gara di equitazione con Pietraccio Morelli, il buttero che vinse Buffalo Bill. Corrono Raniero di Campello, la principessa Torlonia, ma vola Pietraccio coi suoi 80 anni. Dai, Buffalo!